Eccoci qui in diretta nuovamente dal MEI, dal nuovo MEI anzi di Faenza, il meeting indipendente o dell'etichetta indipendente, ancora lo devo capire sinceramente, ogni anno cambiano l'acronimo. Eccoci qui adesso di nuovo, nuovamente, bello, ti piace? Cazzo, guarda, un giochetto, cioè, è tutto incorporato, eh? Sì, infatti, no, è un po' stropicciata perché, sai, qui il casino, infatti, lo so, domani vengono le donne e mi tengono a posto, oggi sono solo maschietti e così. E quindi adesso qui abbiamo Amore. Esatto, magari facciamolo vedere. No, infatti è questo. Fallo vedere tu, avvicinati alla telecamera. Vai vicino. Grandissimo Gagliardo, mi piace troppo. Chi è che canta di voi? Lui. Perfetto. Adesso aspetta, perché era fermo che sta mettendo a fuoco, lo fa sempre sta cosa. Allora, Amore, e quindi... Allora, anche voi da queste parti, esatto. Anche voi che cercate giustamente... Esatto. Sto sentendo quello che dice Saiuz, che sarebbe lui, e, diciamo, di promuovere il vostro nuovo album, credo nuovo, immagino. Sì. Il nostro secondo... Prendi il microfono, lui è il nostro clavicembalista. Il clavicembalo sono. Clavicembalo? Distorto. Distorto. Perché distorto? Perché il rock and roll prevede il distorsore. Mentre quindi tu clavicembalo... E chi canta, mi ha detto? Lui canta. Lui? Quando, cioè, quando te va? Cornamusa Peppe, Cornamusa. Quindi Cornamusa, clavicembalo, fai figata. È un gruppo nuovo. Aspetta, mi dicono di accentrare. Cerchiamo. Perché non poteva spostare la telecamerina, no? Deve spostare noi, è giusto. Cioè, comunque. Ancora, va bene così? Ti piace? Posso. No, perché sennò poi mi chiudono. No, scusami, dicevi. Sì, no, la nostra band si chiama Amore. Sì. Questo qui è il secondo disco, dal titolo La seconda volta. Il primo era la prima volta e questa è la seconda volta. E il prossimo? È matematico. Il prossimo si dovrebbe intitolare, lo possiamo dire Peppe pure no? In anteprima? Come... In anteprima lo possiamo dire? No, non lo direi perché si copiano tutti, quindi è meglio no. Non è, hai ragione. Perché l'amore, cioè, tendono tutti a farlo uguale. Esatto. Non è che c'è uno... Nessuno che si atteggia in maniera... Ci sta, sempre... 5-6 diverse posizioni, hai capito, ma... Infatti. Cioè, presso c'è poco. Ci provi. Ci copiano libri, tutti. Pensa. Hanno scritto dei libri, ma non... Prima, adesso invece. Poi no. Abbiamo iniziato a farci dischi con l'amore. E pensi un po', una volta si faceva l'amore con il disco, con i dischi. Con i dischi, esatto. Noi siamo i primi a fare l'amore con i dischi. E vedi dove siete? Noi siamo della provincia di Macerata, nelle Marche. Macerata, quindi insomma, anche voi siete fatti un po' di stradina per arrivare qua. Sì. State anche domani? A piedi? No, andiamo a casa stasera, perché dobbiamo rientrare presto. Sì. Dobbiamo... Ah, in Norvegia. Come in Norvegia? Sì. Abito a Oslo. A Oslo. Sì. Beh, perché chiaramente anche dall'accento è un accento un pochino, cioè, a me sembra più Bergamo Alta, a me invece è Oslo. È Oslo. Più vicino, ho capito, bella. Benissimo. Questa cosa. E parlate un po' del CD, voi che cosa suonate? A parte che noi ci definiscono gli italiani del rock and roll. Italiani del rock and roll. Per quale motivo italiani del rock and roll? Perché siamo naturalmente prestati al rock and roll. Sì. Siamo dei semplici, umili fautori del rock and roll, perché naturalmente lungi da noi pensare di fare rock italiano. Sì. Anche perché è nostra profonda convinzione che in realtà rock italiano non esiste, perché già non esiste la parola. Esatto. È come dire la tarantella cinese, esatto, o esatto, il tango canadese. Sì, no, esiste? Allora perché la esiste? Certo, il rock non è italiano. Esatto. Quindi noi siamo gli italiani del rock and roll. Beh, già questa definizione... Già avete preso, diciamo, le misure dall'inizio, no? Come sì, fare? Sì. Da quant'è che suonate insieme? Le misure contano. Insomma, tutto quando si parla di amore, insomma. Noi, il gruppo esiste da 3 anni. Sì. 3 anni. E prima eravate ognuno per conto vostro, ben diverso. Prima facevamo l'amore con altre persone. Invece adesso tutti insieme. Tutti e 5. Ma che bello. Appassionatamente. Io ho visto 3, ho visto una ragazza prima. No, siamo 5 uomini. Ah, quindi proprio una cosa... Una cosa, come si dice? Ormai è old style. Siete già fuori moda, sei già... Mancano 2 persone, sì. Arriveranno più tardi, perché stasera ci esibiremo qui a Faenza in via Cavour alle 22:30. Perché vi esibite? Dal vivo, facciamo l'amore dal vivo. Che sì. Bello sta cosa. Ti hai piace? Capito Saiuz? Ma tu ti stai arrivando, perfetto. Venite no, a vedere. No, tu stai sentendo l'audio, cioè la qualità dell'audio stai sentendo, non quello che dicono, vero? È bello quelli che passano davanti, è fenomenale questa cosa. Ci scusi? No, ma questo non è... Sì, no, figurati, quando vuoi. Scusa, dicevamo. Negli anni 60 si utilizzava molto quello che ha preso quel signore adesso.
Sì, è vero, però lui non ha mai smesso, quello non è il problema. Smesso, esatto. Esatto, no, tornando a noi, stasera vi esibite in via Cavour alle 22.30. Che pezzi suoniamo stasera? Stasera suoneremo alcuni brani del nuovo album e naturalmente anche i due singoli estratti 2 anni fa dal primo album. I due singoli del primo album si intitolavano, e li potete trovare anche sul nostro canale YouTube i rispettivi video, Lei è la star e Cuore batti cuore. Lei è la star è una canzone che noi abbiamo dedicato a una nostra amica, una pornostar americana che si intitola, che si chiama Lei è la star. Ah, è vero. Abbiamo storpiato. Ah, è vero, la conosci? La conosci? Diciamo che ci ho passato. Per sentito dire. No, diciamo che gli occhiaie, dai, diciamo che cioè i suoi film mi fermavo molto, capito, all'inizio, titoli all'inizio. All'inizio. Già, no, io sto guardando una cosa, sai, Uz, perché intanto lo coinvolgo. Ma i titoli di questi brani comunque sono fantastici, Cioè, tipo, Inutile che respiri, Tua sorella. Tua sorella, sì. Motosega. Dedicata alle sorelle. Tu hai una sorella? Io non vedo l'ora. No, no. Peccato. Peccato, l'ho sempre detto anch'io sta cosa. Ma invece... perché non c'è cosa più divina. Ecco. Ce l'ha una sorella tua cugina? Sì. Hai due cugine. Due cugine, quindi. Sorelle tra di loro, il massimo. Fantastico. Avevate una sorella al cubo. Tornando a noi, Rock. Sì, Italian Style, rock and roll. Rock and roll, certamente, questa sera vi esibite. Mi parlavi di dei brani, ma dimmi anche un po' i social, come siamo messi, il seguito. Chi è che vi segue? Facebook, Twitter, noi quasi 6.000 like sul nostro... Sì, stiamo crescendo piano piano, noi comunque ci trovate digitando Amore Rock Band, scritto tutto attaccato, su Facebook, Twitter e YouTube. Perfetto. E ci seguono, noi cerchiamo di essere seguiti un po' da tutte le persone. Il nostro scopo, il nostro obiettivo è portare il rock and roll alle casalinghe. Quindi più casalinghe ci ascoltano, meglio è. Certo. Invece che ne so, ascoltare la prova, vedere la prova del cuoco, le casalinghe mettono su, inseriscono il nostro CD, perché una volta inserito è difficile tirarlo fuori. Sì, perché il CD dell'amore che fai, lo tiri fuori. No, che no. Non esiste. Quindi questo è il nostro obiettivo, ecco. Perfetto, e più o meno questo obiettivo sta andando bene, perché i like aumentano. Molto bene. Sì, 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 sì. Molto bene, molto bene. Si muove molto tutto online adesso, il live sai è un po' più difficile, creare una situazione live, la gente adesso non si muove più di casa, hanno tutti le ruote dell'auto bucate. Sì, e per quello che riguarda invece le serate, perché è vero che i live, come diceva lui... Sì, le serate no, però ne abbiamo fatte... Tra l'altro oggi festeggiamo il nostro 50° concerto in 3 anni. Però... E suoniamo un po' dappertutto, naturalmente veniamo dalle Marche, quindi per il momento abbiamo suonato soprattutto nelle Marche, però... Abbiamo fatto l'amore anche a Roma, a Bologna, sì, perché no, un po' dappertutto, dove ci capita facciamo l'amore dal vivo. Da Trieste in giù praticamente. Ma anche in su, anche soprattutto in su noi cerchiamo di stare. Perché in giù non è facile sì. Fare l'amore. Sì. È meglio sempre in su. Hai ragione, ma sai io sono... Però tu puoi fare, cioè ognuno ha il suo stile. Hai ragione, dipende dai punti di vista. E sempre comunque in Italia, fuori, perché sono brani comunque italiani, diciamo. Noi sì, cantiamo in italiano, no, all'estero non siamo mai stati per il momento, però cercheremo come le persone da cui ci ispiriamo di penetrare anche il mercato russo, ucraino, l'est Europa più che altro. Molti agganci, perché noi naturalmente, come dimostra la cover del grande Toto Cutugno, sì, l'italiano presente nel nostro CD, ci ispiriamo ai grandi miti della musica italiana che sono Ricchi e Poveri, Pupo, Ipù, persone che hanno esportato, forse gli unici che hanno esportato la musica italiana nel mondo, quindi noi naturalmente ci ispiriamo ai più grandi. Paradossalmente sì, quindi. No, paradossalmente, è vero. No, una bella tournée però non sarebbe male, una tournée dell'est Europa. Vuoi venire con noi? Ti chiamiamo. Ma io l'ho già fatta la tournée dell'est Europa. Anche tu sei penetrato nell'est Europa. Sì, parecchio. Bravo. Ci penetro tuttora. Grande. Penso un po', sì, sì. Non è male. Sì, sì, bravo. È una cosa... No, bravo, bravo. Apprezzo un mercato, fiorente. Ci sei divertito? Che la prossima volta che andrai porti il nostro CD e sarà la colonna sonora delle tue penetrazioni. Ancora noi. Ma se, guarda, un giorno lo farò perché sono masochista. No, ma sai, comunque, sai, su questo qua è un CD da ascoltare. Allora, detto questo, perché poi. Aspetta, ci fa una foto, aspetta. Un po' qua. CD. Teniamo tutti il microfono in mano, mi raccomando. Il capo in mano che. Esatto, che dopo pare. Allora facciamo una cosa, ci congediamo, facciamo la foto anche noi,
posa quella videocamera, prendi il cellulare, non capisci quello che dico, no, anche lui da questa roba evidentemente. Italiano? Non, non ha smesso, una volta forse. Ah. No, no, è fantastica questa cosa. No, è così ragazzi, detto questo, ci congediamo, ci vediamo, a che ora vi esibite, che l'hai detto? Alle 10:30, quindi perfetto. Via Cavour. Via Cavour, là, di là. Aspetta, di guarda, là, ti Cavour. Lascio un promemoria. Bravissimo, aggiornatissimi. Ragazzi, questa è roba di classe, cioè. Sì, è stampata però, su carta poi. No, non hai capito, però, cioè, capito? Preparato, capito? Sì, sì. Certo. Cioè, adesso chi è un artista, tu che lo esibisci. L'amore va fatto. Questo. Esatto. Capito, tagliamo, io ce l'ho per te. Ragazzi, salutiamo. Sempre con il microfono in mano, vai. Aspetta, questo CD. Meglio di no. A posto. Ragazzi, vi ringrazio. Grazie a te.